L'idea è nata quando abbiamo trasferito gli uffici, liberando la sede storica del Palazzo Comunale Storico. Ci siamo subito posti quale potesse essere la finalità da dare all'edificio storico e da subito abbiamo pensato che il giusto riconoscimento alla nostra sede istituzionale, che rappresenta veramente il cuore di tutto quanto il nostro territorio, fosse quello di trasferire la sala del consiglio. Da qui è nata l'idea, abbiamo stanziato le somme, abbiamo fatto un'importante opera di consolidamento infrastrutturale e insieme a questo, nel trasferire la sala del consiglio, abbiamo affrescato tutta la sala del consiglio con alcuni dei momenti più importanti della nostra storia, della storia del comune di Monterotondo Marittimo. Questo perché questo vuole essere il luogo non solo che il luogo che rappresenta la nostra comunità, ma vuole anche essere il luogo della storia, della memoria del comune di Monterotondo Marittimo. E all'interno di questo ragionamento abbiamo stanziato una cifra che arriva a quasi 400.000 euro, considerando anche i costi di progettazione per i professionisti, oltre che alcuni imprevisti che sono venuti fuori. E all'interno di questo ragionamento, dentro la sala del consiglio, veramente molto bella, ci è sembrato giusto intitolarla ad Orano Pippucci, a intitolarla a una persona che, anche se non era di Monterotondo, è venuta molto giovane a Monterotondo ed è diventata ed è diventato davvero l'emblema della persona attiva dentro la sua comunità, avendo una storia che è partita dal tessuto associazionistico, sempre presente a qualsiasi evento nella nostra comunità, per poi sfociare anche nel ruolo amministrativo. Orano Pippucci ha fatto per tanti anni l'assessore, anche al sottoscritto, e purtroppo durante la pandemia, a causa di un brutto male, è venuto a mancare. E quindi ci sembrava giusto intitolargli la sala, perché rappresenta veramente la tipologia della persona che vive la comunità, che vive il territorio, con il quale ha un rapporto veramente viscerale. Quindi ci sembrava il modo giusto di dargli il ricordo che merita, perché è entrato nei cuori di tutti proprio per questo suo modo di essere molto legato al territorio, ma soprattutto un personaggio vero a cui tutti noi abbiamo voluto bene. Come dicevo prima, questo vuole essere un luogo che viene rigenerato, dato alla comunità, quindi si potranno fare eventi di qualsiasi natura, anche i privati qualora volessero utilizzare la sala del consiglio, ma all'interno di questo ragionamento ci sembrava importante lasciare traccia anche dei sindaci e quindi delle varie amministrazioni che si sono succedute. Per questo nell'ufficio nuovo del sindaco vi è una sezione dedicata a tutti i sindaci del nostro comune, che è molto giovane, perché anche se il primo statuto è del 1578, poi siamo andati sempre sotto qualche padrone, usiamo questo termine non improprio, però insomma per intenderci non c'era un'autonomia, fino ad arrivare al 1961 c'è stata l'indipendenza del comune. E quindi nell'ufficio di rappresentanza, perché è quello e non altro, del sindaco c'è una sezione dedicata a tutti quanti i sindaci. Ci sembrava giusto e opportuno, perché si innesta in quel ragionamento di tenere sempre ferma la memoria e ricordare tutti i periodi storici vissuti dal nostro comune. In versione multimediale, perché lo scopo, e poi diciamo
che dopo il lockdown sicuramente non ci saranno più, anche in un regime normale, riunioni, eventi o iniziative esclusivamente fisiche. Ormai il futuro è quello di utilizzare la modalità mista, per questo abbiamo anche fatto un investimento per mettere delle infrastrutture informatiche affinché, oltre alla presenza fisica, ci si possa associare anche alla presenza virtuale, godendosi non solo l'ambiente ma insomma tutti gli elementi che emergono dalle varie riunioni e dai vari utilizzi che vengono fatti della sala. Abbiamo voluto dedicare una sezione, al di là di uno spazio dedicato a un ufficio per fare riunioni di vario genere, che questa sarà la sede degli incontri e delle riunioni non propriamente con gli uffici ma diciamo con persone e soggetti esterni, ma all'interno dell'ingresso del Palazzo Comunale abbiamo voluto mettere un pezzo di storia di Monterotondo, quando si faceva il Palio dei Ciuchi, che c'erano tre rioni che ci sono ancora, però per tutta una serie di complicazioni derivanti dalla norma e difficoltà anche dei rioni stessi di portare avanti l'attività, non si è ripetuta. Per questo abbiamo dedicato una sede ai nostri pali e agli stemmi dei nostri rioni per ricordare quella stagione di socialità avuta a Monterotondo, che piano piano stiamo cercando di ricostruire, perché comunque i tempi cambiano, le tipologie di vita cambiano, i modi di socializzare cambiano, però non bisogna mai dimenticare quello che è la nostra storia e la nostra memoria. Un piccolo grande comune, perché Monterotondo Marittimo è un comune importante nella Toscana, basti pensare il suo ruolo nell'area geotermica, e sappiamo che oggi la questione centrale è proprio l'energia e quindi la geotermia per la Toscana. Ma contemporaneamente è un paese medievale che è bellissimo, che ha grandi caratteristiche, che fin dal Medioevo svolgeva una funzione fondamentale nei rapporti fra i territori di Pisa e di Siena, e che fu da mille anni or sono un centro di grande significato. Il fatto che si inauguri il Palazzo Comunale, la sua ristrutturazione, dà il senso dell'identità della comunità, e oggi è in qualche modo una festa per tutta la Toscana. Beh, la sala del Consiglio Comunale rappresenta il cuore della democrazia di una comunità, e quindi l'inaugurazione è sempre un fatto di festa della comunità, di un popolo che qui è rappresentato. E quindi è giusto i simboli celebrarli, perché arrivare ad avere i luoghi in cui la democrazia ha le sue dinamiche sono da celebrare, perché sono il frutto di sacrifici di tanti prima di noi. E questo è anche un momento particolare per Monterotondo, perché questo era il palazzo storico del comune, torna a vivere nella rappresentanza, e la sala è intitolata a Orano Pippucci, che è una persona che è rimasta nei nostri ricordi, nel nostro cuore. Anch'io ho tante storie da raccontare, e lo ricordo davvero con grande piacere, l'amore per la sua terra, l'impegno continuo, la notte a cercare testi, a studiare, perché era veramente persona attenta, e quindi questo gesto, questo omaggio, credo apprezzatissimo dalla comunità, è un modo per dirci anche che l'impegno pubblico, civico, delle persone serve a migliorare il contesto locale, serve a tutti, ed è quindi giusto che il luogo della politica abbia come riferimento una persona come Orano Pippucci. Sì, è un intervento davvero importante, strutturato, che recupera un palazzo storico e lo restituisce ai suoi antichi splendori dal punto di vista architettonico, per la sensibilità che ho. A me pare davvero un grande intervento, e poi è giusto recuperare questi luoghi perché hanno un valore davvero significativo. Sì, direi che il Biancane, il Parco delle Colline Metallifere, la passione di Orano per l'amministrazione e per questo territorio, insomma, era contagiosa. Ci abbiamo lavorato bene, volentieri, è anche
il fatto insomma che la sua vita fosse legata anche a questo territorio, all'acido borico, ai soffioni, alla geotermia in generale, insomma, per me che è una formazione mineraria, insomma, era un legame particolarmente.